Siamo con Pino Picca, responsabile della Corgom. Di cosa si occupa la vostra azienda? La nostra azienda nasce alla fine degli anni 70, e infatti Corgom è proprio l'acronimo di Corato Gomme. Corato è una ridente cittadina nella provincia di Bari ed è un'azienda che si occupa della filiera completa del pneumatico. Per cui noi valorizziamo le carcasse ancora idonee con il procedimento della ricostruzione a caldo e a freddo e ci occupiamo altresì del riciclaggio del pneumatico separandone le varie componenti e valorizzandole, appunto estraendo le componenti in gomma, quelle tessili, le componenti ferrose. Questi pneumatici rigenerati sono anche sicuri? Ovviamente sono pneumatici certificati, c'è una certificazione che si chiama ECE 109 che è quella che viene rilasciata anche per il pneumatico appena costruito dalla casa produttrice. I know-how della vostra azienda quali sono i principali? Sono quelli che vanno sempre verso lo sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi impianti tecnologici che riusciranno a produrre sempre più materia prima seconda, il famoso end of waste, che poi verrà avviato a nuova produzione e ci stiamo altresì muovendo verso il recupero del pneumatico da utilizzare per dei prodotti finiti, quindi stiamo lavorando alla nascita di alcuni prodotti finiti di cui adesso non possiamo parlare perché ovviamente c'è tutto un lavoro di ricerca che l'azienda sta facendo. Però le materie prime e seconde vengono anche vendute ad altri per altri scopi, per esempio? Assolutamente sì, la materia prima seconda più importante è il ferro, ovviamente venduto tal quale alle industrie siderurgiche, alle fonderie, ma viene utilizzata la gomma ad esempio viene utilizzata solitamente per scopi tecnici, nell'edilizia, come fonoassorbente, e lo troviamo solitamente nei campi di calcio, è quel granulo verde che noi troviamo nei campi di calcio che viene utilizzato per intasare le erbette. Un consiglio per migliorare anche la filiera, insomma, del pneumatico? Un consiglio è intanto quello di non disperdere nell'ambiente il pneumatico, questa è la cosa fondamentale, anche perché bisogna dirlo a chiare lettere, non costa più nulla recuperare questo pneumatico, cioè non si paga alcuna tassa di smaltimento, ovviamente non è vero che non si paga, viene pagato a monte, però nel momento in cui noi andiamo a lasciare un pneumatico dobbiamo farlo assolutamente da un gommista di fiducia perché loro a loro volta avranno un ritiro gratuito ed è fondamentale perché poi stiamo parlando di minori emissioni di CO2 nell'ambiente, per cui è un prodotto assolutamente ecologico. C'è una finanziaria del 2001 che impone tutti gli enti pubblici ad acquistare pneumatici ricostruiti e questa è una legge che va a favore del minor impatto ambientale che purtroppo dobbiamo notare che al sud risulta sempre meno presente, ma andando verso la Toscana abbiamo questo 20%, può arrivare anche al 75%, per cui è una questione culturale piuttosto che di imposizioni legislative. Cioè, c'è tanto lavoro da fare, ma il trend è positivo. Assolutamente sì, noi siamo fiduciosi per il futuro, anche perché vediamo una forte attenzione da parte delle nuove generazioni.